Mercedes qua davanti, oh. AN961H, quella è la macchina tua. Ma io la sto in garage. Guarda la targa tua, la conosco, eh. Noi lo seguiamo un attimino questa. Ma stai scherzando? AN961H, la conosco benissimo la targa tua. Guarda, cioè non mi posso sbagliare, è la tua. Madonna ragazzi. No, tranquillo, tanto se ci agitiamo non arriviamo a nulla. Io non è un usaggio, mi scioccate la macchina mia, mica. Ho capito, ma è stata la macchina tu da agitava. Gaetano, se se la rubava un ladro e scappava a 300 km all'ora, sono d'accordo. Ma è una cosa incredibile, come sposi si sposano con la macchina mia? Ci fa impazzire, Dio santo, Forse si fermano qua. E sta qua il matrimonio. Ma che faccio? Scendi tu o scendo io? Questa è la mia macchina. Scusate, ma no, questa è la macchina della Stu. Questa è la macchina mia. Scusate, perché voi fittate le macchine voi? Ho già fittato in macchina, che sia la macchina mia, chi l'ha fittata questa macchina? Scusa, l'hanno fittata, questo è un matrimonio, mi ha... Ma dove l'avete fittata? Da uno che fitta le macchine, scusate. Ma scusate, ma è la vostra la macchina? Che sia la macchina mia? Ma scusate, come... Sì, come è sta... Ma non lo so, è la tua, guarda, la conosco benissimo, la targa, cioè, questa è il Mercedes tuo. Questa ma poi la riconosco, la dai, su, cioè... Ma io voglio capire una cosa, sì. Scusate, dove l'avete presa questa macchina? C'hanno uno che noleggia le macchine proprio, le spose ci hanno fittato. Cioè, la uno macchina. Che teneva, uno legge le macchine, teneva la macchina mia. Parlo col padre della sposa, c'è la messa che lui... Ma ci volete voi? Giotanino! Giotanino, venite un attimo, un momento, guardate chi ci sta! Stiamo facendo la fotografia! Guardate chi ci sta! Guardate chi ci sta! Siamo venuti per il matrimonio. Un attimo solamente, voglio bene. Maestra, maestro, ci andate pure una. Ma quando maestro, sentite a me, sta macchina non l'ha affittata. L'abbiamo affittata. Come si chiama? Lello Lariccia. Aspetti, tenga ricevuto. Lello Ricci, una cosa del genere. Lello Ricci mi ha affittato la macchina. No, ma chi veramente non era questa la macchina, c'era una Rolls Royce. Ha detto vi diamo la. Vabbè, ma chi ce ne importa questa macchina? Se successo, andiamo. Prova un attimino, dai. Ma perché ce ne importa? Che l'uomo è il matrimonio, scusa. Ma perché ce ne importa? La macchina mia, come ne importa? Ma perché fittate le macchine? Ma chi ha fitto queste macchine? Per lui, mo! Maestro, ma scusate, mi fittiamo la macchina, scusate. Mi si darebbe un calo fitto? No! Guardate, cassa, guardate. Vabbè, ma che fai? Che problema ci sta? Maestro, venite, cantate una canzone, ci facciamo un matrimonio e tutto a posto. Capite chi sta fatto? Una carta in testa. Madonna, allucinante.
2,5 milioni, 2,3 milioni. Maestro, sapete pure, insomma, sapete belli i soldi. No, tu li chiama subito a me. Adesso ci provo, però i telefoni non prendo. Ma maestro, scusate, che è già tardi, quello il prete chiude la chiesa. Mia figlia è già sta in stato interessante, 7 mesi. 7 mesi. Ma entrami che fai, voi siete una persona generosa. È interessante. Ma di che, scusa? È generoso come così, fate una bella canzone, cantate una ma bella canzone. Ma quale canzone? Sono capace. Ma scusate, mi pare il momento papà, del matrimonio di mia figlia. Papà, posso capire che succede? Cioè, mi stanno aspettando. Nina, sta Nina D'Angelo, hai detto che canta una canzone che 2,5 milioni, capito? Ma Nina! Che pure assai, 2,5 milioni. Che bello! Venga, mi ha cantato l'Ave Maria di Schumacher. Ma quella Ave Maria di Schumacher! Sto cercando di parlare con Lello, ci sto provando, non prende il telefono. Starà in zona perché stai per casa, è venuto a prendere un caffè. Scusate, ma che sta succedendo? Posso sapere? Nino D'Angelo ha promesso che canta l'Ave Maria di Schumacher. Che ha promesso? Voi siete Nino D'Angelo? Ah, voi siete il proprietario della macchina. Ah, noi l'abbiamo noleggiato, allora voi siete d'accordo con il signor, come si chiama? Lello Recchi. Lello Recchi. Io non sono d'accordo con nessuno. Siete in società, come no, immaginami, non so ci capo io questo Lello Recchi perché cioè, avete fatto una banda. Ma quella banda? Scusate, allora perché siete venuto? Per cantare? Io sono... Quando caccia a cantare, signore, sono venuto. Ma voi venite la macchina vostra per strada, ci stanno gente a strada dentro, cosa fate? Fatemi il piacere di venire in chiesa, fate una bella cantata. Signor, ma quella cantata! Bello vecchio, chiama a lei! Ma rosta su Lello! Ah, è là, noi sta arrivando, noi sta arrivando! Ti spiego subito, la macchina quando sta in garage, qualche volta per arrotondare gli amici sanno che faceva tremo. Si è pittata la macchina. Perché è successo qualcosa? Io non sono d'accordo. Non tu ma come ti sei accorto la macchina Minello? Ma mica prima, ma che faccio? Ma perché l'ha pittata per un lato in volta? E affitta la macchina del mio matrimonio! Ma scusami, che posso affittare la macchina? Tengo la 127, che faccio? Ma non mi vado a bacchino! Ti hanno dato scemo! Sono tornato in scegliere per arrotondare, lo sai, non c'è lavoro e cerco un attimino la famiglia. Ma tu arrotondi la macchina a Milello! Ma non ce l'ho, ma io ti posso affittare la macchina, l'unico sistema. Ma tu non puoi affittare la macchina, quindi la macchina mia ci ha affittato con tutto. Ma sto attento, io sto accorto, anzi che si cala. Ma che fianco! Mi sto accorto, io stavo dietro, vedi, io vado a vedere, vado a controllare, mica c'era un gatto tutto qua. Ma che succede? Ma perché non entra? Sono una brutta figura, faccio una figura in me. Che chi ha fatto una figura in me? Non chi? Ma non lo sanno che la macchina è tua! Ma non sanno che c'è bisogno di me? Ma perché non entra? Carmela, ma perché non entra? È la terza volta che suona la marcia nuziale, non entra. Senti, vai dentro perché tu già sai come sono nervosa. Tu mo devi cantare perché io già sono gazzosa. E visto che mi dai, ma non si può usare la scusa. Ma la macchina è buona! Per piacere scendi! Poi c'è già il bambino, scendi! Mi sta cadendo! Io già sono pazza! Già sono pazza! Ma non dai! Ma non mi chiama papà! Non mi chiama papà! Ma per l'amor di Dio! Ma cosa fai? Ma guarda un po'! Attenzione! Come sta patturando in davanti? Quando fece il mondo, lo disegnò quadretto, però gli venne tondo, e poi sbagliò dell'uomo il modellino, il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu